Anzi, anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura a un certo punto ci ha detto, come nella preghiera iniziale, riusciamo a fare spazio anche a quella che è all'umanità sofferente, come Dio sarci di un Dio che anche se ha creato fragile la creatura, ma al tempo stesso a non fermarti in quelle che possono essere l'azione di un avversario, indica, traccia anche senza fine, senza termine. E questo perché